Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo penultimo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Rematch alla sfida contro i Super 4 e campionessa inclusa. Non sapevo davvero cosa aspettarmi dei Super 4, nonostante avessi già giocato Pokémon Platino una volta, e quindi la mia memoria, puff, nel momento in cui ho chiuso il gioco per l'ultima volta, 10 anni fa ormai, e la sfida si è rivelata più facile di quel che pensassi. Non avevo assolutamente i Pokémon conformi a una sfida alla Lega Pokémon Rematch, ma me la sono cavata piuttosto facilmente, devo essere sincero. I primi 3 Super 4 li ho asfaltati con Infernape, ovviamente. Sono stati molto molto semplici, anche se Torterra ha fatto il suo lavoro contro Terry e contro Luciano. Nonostante Luciano avesse un Alakazam che era troppo sgravato, dopo la prima congiura mi ha praticamente devastato. Sono riuscito a cavarmela e Luciano è stato l'unico che mi ha dato problemi, soprattutto con Alakazam e congiura. Ma Camilla mi aspettavo di peggio. Camilla, l'unico vero problema è stato Togekiss. Uno potrebbe pensare a Garchomp perché ti fa dragodanza, mette lì, spacca tutto e via. No, Togekiss mi ha dato davvero molti problemi. Non andava giù neanche per sbaglio. Di Togekiss ho pochissime reminiscenze perché l'ho usato tantissimo in competitivo, ma non ricordavo fosse così forte. Anche perché sì, lo usavo come attaccante e non come tank, ma ora che ci ripenso effettivamente ha davvero tanti punti salute e una buona difesa e difesa speciale. Ma io lo giocavo soprattutto in attacco. Ho provato a mandarlo giù con gelo raggio, ne prendeva ben 3 per andare KO e Camilla l'ha ricaricato ovviamente per ben 2 volte. Figuriamoci. Uno potrebbe pensare, ma ti dà problemi Spiritomb, ti dà problemi Garchomp, Lucario. No, no, questi mandati giù con una facilità disarmante, ma Togekiss niente, rimaneva lì fermo imperterrito e ha ricacciato non so quante forza sfera. Non ho contato quante ne ha fatte, ma era assurdo. Per sconfiggerlo alla fine ho detto, sai che c'è? Ho tante ricarica totale, ho tante iper pozioni, ho pozione max. Mi sto fermo con Empoleon fino a che non finisce le forza sfera. Per fortuna un provvidenziale freeze di Geloraggio l'ha bloccato per 3 turni. Mi sono ricaricato, ho ricaricato i Pokémon, Geloraggio e via. Per l'ultima volta. Oh. Garchomp. Semplicemente ho mandato Torterra, Parassiseme, Giga Assorbimento, finito. Garchomp è stato il più facile da mandare giù. La Lega Pokémon è stata semplicissima. Come ho detto, ci avrei fatto un solo video per Lega Pokémon, per il rematch della Lega Pokémon e anche alla campionessa. Davvero davvero corto, non c'è null'altro da mostrare se non Alakazam che mi fa il culo e Togekiss che rimane lì fermo senza smuoversi con quante forza sfera il gioco gli ha permesso di avere. Credo che fossero più di 8, se devo essere sincero. Allora, di modo, il video termina qui. Domani, gran finale anticlimatico, ve lo spoilero, è anticlimatico da far schifo. Ad ogni modo, in descrizione del link per Instagram e Telegram, se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye.